Dopo il successo delle gare di marzo, la società cinofila We Have a Dream il 13 e 14 aprile ospiterà le ultime selettive dell'ente nazionale della cinofilia italiana per gli europei e i mondiali. Per l'occasione verranno utilizzati i campi da calcio a 5 e a 8 della cooperativa Tre Ponti di Fano, attesi i migliori 300 binomi di tutta Italia. Cristina, che cos'è l'Agility Dog e chi può partecipare a queste gare? Allora, l'Agility Dog è uno sport per tutti i cani, purché siano in salute, quindi non ha limitazioni di razze e dimensioni. E, è uno sport che consiste in un percorso a ostacoli secondo una sequenza dove il conduttore deve correre con il cane, perché non è solo per il cane la corsa. Quindi devono essere già piuttosto preparati? Sì, diciamo per poter fare una gara sì, poi dipende insomma il livello, come tutti gli sport può esserci insomma queste gare che sono molto importanti, quindi il massimo livello, ma uno può farlo anche in modo molto più easy e divertente giocando con il cane, ecco. Domani prenderanno il via, ci saranno anche delle coppie fanesi? Sì, ci saranno 4 binomi di questo centro, e una sono io con Testral, che è il mio border collie, poi ci sarà un mio allievo che è Juniores, perché è un ragazzo under 18, con lui che è Rio, buongiorno. Poi ci sarà un'altra ragazza, Maria con Voodoo, e per ultimo l'altra istruttrice, Silvia con Jay, che è un altro border collie. A che ora sarà possibile venirli anche vedere? E potremmo iniziare. Noi iniziamo domattina molto presto, quindi alle 7:30 siamo già in campo e durerà fino alla sera alle 7, perché sono 300 cani, quindi tanti passaggi. E poi domenica vi aspettiamo sempre dalla mattina verso le 7:30 fino alla sera alle 6, dove ci sarà alla fine anche la proclamazione della nazionale alla fine della manifestazione.